Io sfido, veramente sfido, tutta la sapienza del mondo che affronta la Bibbia come un bel libro, magari di fantasia, che non dice niente di divino, di eccezionale, a dare retta a questo che risulta preciso in Bibbia. Primo libro, Genesi, capitolo 5, in cui sono 10 cause assolute. Progenitori che sono presentati con un nome, in cui è affermato in Bibbia che il Signore li fece a sua immagine e somiglianza. Ossia, poiché il Signore è un creatore, li fece a sua volta creatori e li descrisse in un modo accuratissimo che non dipende dalle traduzioni fatte in un modo o nell'altro, perché questi numeri sono sempre questi in tutte le versioni della Bibbia. Allora osservate tutto il capitolo 5 di Genesi. Vedrete come lo schema è sempre quello, tranne che sull'ultimo versetto, il 32, in cui quello in Noè è presentato come il risultato delle altre 9 cause, le quali sono distinte esattamente nell'anno in cui è generato il capostipite maschio e nel residuo in cui sono generati figli e figlie. Leggiamo. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, ossia lo fece come una causa. Maschio e femmina li creò. Una causa complessa, fatta da due segni opposti. Li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 65 anni quando generò Jared. Insomma, non vado avanti a leggere. Lo schema è sempre questo, tranne quando arriviamo all'ultimo. Il 32 dice: Noè aveva 500 anni quando generò Sam, Cam e Jafet. Vedete, il versetto 32 uguale a 2 elevato a 5, figura del 25, è il tempo della presenza 5 per 5, espressa in questo modo di un 2 elevato a 5. Abbiamo 9 grandi cause che determinano il decimo, che difetta
scritta della stessa struttura espressa dalle nove sue cause determinanti. La Bibbia ha descritto il primo nato nel nome di Adamo con un rapporto intimo nella sua vita totale. La sua vita totale ha assunto un tempo nel quale esiste a numeratore gli anni in cui Adamo generò figli e figlie, e sono 800 anni, e nel denominatore gli anni di Adamo, 130 anni, in cui egli generò suo figlio Seth. Questi sono i dati relativi a tutta la vita di Seth, divisa in un numeratore in cui ha creato il valore complesso in figli e figlie, messo in relazione al valore della vita di Seth nei suoi anni quando ha generato la terza generazione, la quale terza generazione a sua volta è descritta come il rapporto di 80 815 anni in cui costui generò figli e figlie rispetto ai 90 anni in cui generò il suo primogenito, il quale nella sua vita totale è diviso in 840 anni in cui generò figli e figlie e nei 70 in cui generò il suo primogenito, il quale a 830 anni della sua vita generò figli e figlie, dopo di avere speso 65 anni a generare il suo primogenito, il quale dopo 800 anni generò figli e figlie, dopo che i primi 162 erano stati destinati a generare il suo primogenito, il quale a 300 anni generò figli e figlie, dopo di aver generato il suo primogenito a 65 anni di vita, il quale primogenito a 782 anni generò il complesso di figli e figlie, dopo che i primi 187 anni furono spesi nel giudicare, nel creare l'ultimo di queste nove grandi cause. La Bibbia gli ha dato il nome di persone, ma essendo stati assimilati a Dio, sono fattori dell'unità della nostra realtà. Tanto che io ora lo dimostro con una precisione che più precisa di così non potrebbe assolutamente essere. Allora, la prima cosa da fare è prendere questi rapporti, dividerli fino al valore intero che è diviso. 800 diviso 130 dà diviso un 6 e restano 20 centotrentesimi di tempo. Il secondo dà 7 giorni di diviso più questo tempo. Il terzo dà questo valore diviso più questo tempo. Il quarto dà totalmente il valore tutto diviso, senza nessun tempo. Il quinto dà 12 più questo tempo. Questa causa dà la dimensione 4 della realtà più questo tempo. Quest'altro la dimensione 4 della realtà più questo tempo, costui la dimensione 4 della realtà più questo tempo e l'ultimo questa quantità 3 più questo tempo. Ora, la somma di tutte le quantità divise è 61 e è il numero che in sostanza considera un minuto primo e un minuto secondo,
quantitativo tutto contato nei 61 secondi, che comprende un secondo e 60 secondi uguale a un primo. Quindi questo valore qui contiene un primo e un secondo. E poi c'è tutto questo valore qui che io ho calcolato nelle 13 dimensioni, perché il quantitativo 13 è il primo quantitativo da considerare. E io ho considerato 13 dimensioni del numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, più la dimensione legata all'insieme quando il valore complessivo non è dato da questo, ma da quest'altro. Quando il valore è dato da questo, noi in sostanza abbiamo un 64,3 666, perché il 3 si aggiunge all'unità e diventano tutte queste cifre qui. 64,66 eccetera, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, perché ho calcolato due volte questa. Sono 13 cifre. Bene, vedete benissimo che questa quantità che dà i tempi dà esattamente tutti i tempi. Infatti 61 misura un primo e un secondo, misurandolo tutto nei secondi. Il 3,66 misura un anno in centesimi di giorno. Infatti, se moltiplichiamo questo 3,66 per 100, otteniamo 366 giorni, che sono quelli dell'anno, che è quello completo, perché sono 365 giorni per tre volte, e poi c'è un anno, quello che è l'anno intero, che ne misura 366. E il valore dell'anno, eccolo qua. Queste altre cifre che seguono vanno moltiplicate per questo valore qui, 9.000 meno 2.613. Vedete, è un numero tutto completato con il valore cabalistico che è dato al termine Dio. Dio vale 26. 13 è l'unità nella Trinità del 10. Ebbene, quando consideriamo 9.000, che cos'è 9.000? 9.000 è tutto il percorso di ciò che esiste nel principio assoluto uno e trino, dato da 10 elevato a 4, che vale 10.000, quando nel 10.000 esiste una unità data da 10 elevato a 3, ossia da 1.000, in tutto il suo movimento. Tutto il movimento di 1.000 nel 10.000 è 9.000, e questo è il valore 9.000. Andiamo a calcolare l'intero movimento del valore unitario, calcolato in principio, in puro principio di matematica. 10 elevato a 4 per l'unità e trinità, 10 elevato a 3 solo per la trinità. Ora, quando noi mettiamo questo valore qui come chi esiste in principio, ed è, vedete, Dio 26 nel suo mezzo, il 13, ed è questo soggetto che si muove dentro tutto il movimento, il suo movimento, dentro tutto il movimento, diviso per il valore unitario del movimento, determina il numero di 549,54, che sono i secondi che fanno parte dell'anno siderale, che si aggiungono ai 366 giorni di quell'anno, che è completo, come vedete, tutto il tempo, con una precisione che è sbalorditiva, è ottenuto da questi
valori qui, che sono stati scritti con una infinita sapienza in Bibbia, perché? Perché l'unica cosa che voi potete chiedere è arrivare a capire che cosa sia questo valore qui. Che cos'è questo valore qui? Quando noi lo esprimiamo in relazione al 13, il 13, vedete, è la presenza decima del valore che è parte del primo uomo, che ha speso i suoi primi 130 anni per il suo rapporto, ma il tempo decimo di quel 130 è 13. Ora però dovete considerare che in principio il principio, quello cubico, è 1000. Se il Signore attribuisce 800 qui è perché ha conservato per se stesso che cosa? Il 200 che manca a 800. Il 200 che manca a 800, poiché sono 200 unità, il che significa che sono 201, quando valgono nel principio decimo del 130, ossia per 13, il risultato di 201 per 13 è uguale a 26 13. Vedete? Il valore tempo che esiste qui dentro è proprio quanto Dio si è riservato per sé e non lo ha dato a figli e figlie, e lo ha conservato per sé come un 200, ma trattandosi di 201 unità, e poiché sono legate alla creazione di Dio, che è 13, valgono questi valori qui. Ma Dio crea in 7 giorni. E creare in 7 giorni che cosa significa? Significa che impegna un certo numero che presenta queste come settimane. Quanto vale in giorni tutto questo? Vale per 7. Quando lo moltiplichiamo per 7, abbiamo tutti quanti i giorni. E i giorni quanti sono quelli che risultano? Sono 182, 91. Questo è il valore che risulta da 2613 per 7. E che cosa riguarda questo termine qui? Riguarda un valore che è combinato con mezzo anno, vedete? 182 giorni sono mezzo anno ed è l'ultimo valore che vedete qui come posto a denominatore, lo vedete? Mentre il 91 è dato da 7 per 13. Questo 7 per 13 che sta qui dentro determina il 91. Il resto determina il 182, che sono mezzo anno, vedete? E quando questo insieme qui, proprio nell'atto di creare in 7 giorni, non crea questo numero di giorni qui, ma crea queste settimane qui, sono queste settimane che esistono dentro 9000, e la differenza è data da 9000 meno 2613 e risulta essere 63 87. Infatti 9000 meno 2613 è questo quantitativo qui, che espresso in 9000 porta poi al valore che è 549,54 minuti secondi, alla dimensione giusta, perché è solo questione a questo punto di spostare una virgola. Insomma, vedete bene che questo 63
che cosa rappresenta, cosa vale in sostanza tutto questo rapporto qui, quando andiamo a trovarlo. Vale 60 più 0, virgola, 0,00, non me lo ricordo più esattamente, bisogna che lo veda, scusatemi un po'. Sette, zero, nove, periodo eterno del 66. Ecco, questo valore qui, per cui bisogna moltiplicare questo, risulta il 60, che è il quantitativo di un primo, più questo valore qui espresso nel secondo. Questo valore qui espresso nel secondo è proprio dipendente da questo rapporto qui, perché 6.387 diviso per 9.000 determina questo infinito periodo qui, che si somma a 60, tanto che qui bisogna moltiplicare questo, qui ho tralasciato il 60, infatti c'è un 60 qui dentro che l'ho dimenticato, perché questo valore qui è solo questo tempo, gli manca il 60, quindi per 60 più 9.000 eccetera. Come vedete, queste quantità che sono state demandate ai primi 10 che sono stati costruiti a immagine e somiglianza di Dio e quindi sono stati determinati come elementi, fattori, creatori del nostro tempo, hanno in queste ripartizioni una sapienza così grande che è solamente opera divina, perché in quel tempo ancora, parlo del tempo in cui fu scritta la Bibbia, non si conosceva che un anno siderale fosse composto da 365,25 giorni più questo numero qui di secondi, calcolato rispetto all'anno siderale. Questo quantitativo qui ancora non si conosceva nemmeno. Eppure, vedete, questo quantitativo qui è dentro questo rapporto qui, perché il tempo che deriva da questo valore, ed è 3,66 più tutto questo, in tutto questo determina un anno, in questo per 60 più questo valore qui, somma, cioè moltiplica un primo più un secondo composto così, questo valore qui, il che come minimo è sbalorditivo. Io sfido chiunque saccente crede che nella Bibbia non sia nascosta una grandissima sapienza a dimostrarmi come mai esistono tutte queste relazioni da parte di chi ha creato il tempo e lo ha descritto con così grande sapienza.